Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi invece di andare a commentare un video andremo a commentare una live. Una live molto particolare che inizia già malissimo. La live in questione è una live di Davide e doveva essere una di quelle live buasta. Peccato che per tutto l'inizio c'è Chiara in sottofondo che sta usando l'aspirapolvere e copre quasi totalmente la voce di Davide e sia Davide che la signora Luciana più volte chiedono a Chiara di smetterla con quell'aspirapolvere e lei per tutta risposta diceva ho finito ho finito però Praticamente andava avanti ad oltranza fregandosene altamente. Lui è palesemente seccato da questa situazione e le dice la prossima volta lo faccio io a te, poi vediamo. Quando finalmente lei smette eh, con quel rumore assordante e Davide inizia a salutare gli utenti che entrano a collegarsi. E non ci crederete mai, ma ritorna lei ancora una volta a disturbare la live chiedendo avete panni bianchi da, da lavare perché sto per mettere in moto la lavatrice e chiede e loro, no, no, non abbiamo niente, non abbiamo niente quasi per dire eh, che cavolo! Occhietaccia di Davide e finalmente riesce a raccontarci cosa succede. Allora, innanzitutto invita gli utenti ad andare a visionare un post nella community nel canale di Chiara perché a quanto pare è arrivata l'ennesima email in cui si accusa Davide di essere omosessuale e anzi di avere anche una storia con un ragazzo che sta con Chiara solamente per i suoi soldi, che lei sa tutto ma che non lo lascia perché ne ha pietà. E qui partono tutta una serie di ipotesi sul perché, sul per come ricevono questo tipo di brutte cose, tra cui la più accreditata, il fatto che le persone sono invidiose di loro. Addirittura Nativa ha osato dire che girano su un'auto che è paragonabile ad un bidone ambulante e qui l'intervento della signora Luciana che elogia la guida di Davide perché va piano, non corre, c'è cioè, voglia di farlo correre pure e questa è la volta buona che restano a piedi. E già quel continuo accicolio dei sediolini non è che prometta tanto di buono ecco vedi una cosa utile da fare potrebbe essere quella di prendere un'auto anche a rate su cui viaggiare comodi e magari con delle tendine parasole eh? e così poi non dobbiamo passare le vacanze con un braccio all'ombra e un'altra al sole per pareggiare la bronzatura ma andiamo avanti con il racconto la signora Luciana si impone nella scena e inizia a descrivere le poche doti di quest'auto di Davide. E appare un po' stizzito, tanto che si martorizza una tettina, quella alla destra del vostro schermo, per intenderci. Entra a pieppare nel discorso, chiarendo quella che è la sua posizione in merito. Secondo lui, una macchina può avere anche 50 anni, ma se ci fai tutti tagliandi, cosa che loro non fanno, perché? Ovvio, ci avrebbero fatto un vlog e non mi pare che... Vabbè, ma andiamo a bomba sul discorso aria condizionata, di cui ricordo la loro auto non è dotata, ma, e qui la perla, c'è gente che in auto ce l'ha l'aria condizionata, ma non la usa. E quindi, che vuol dire? Che anche quelli hanno una carcassa? Mm. Chi gliela spiega la differenza? E a questo punto della live c'è il momento dei ricordi. Suo padre ai tempi, quando prese l'auto, era munita di aria condizionata, ma lui non l'ha mai usata. Però effettivamente, cioè non ci crederete mai, ma questa teoria sta iniziando a convincermi e torniamo sempre allo stesso epilogo. Siete invidiosi. Ma ecco la trovata, per cavarsi via da questa situazione imbarazzante, parte il momento lui chiede, avete visto il Mucchi della Chiara? Ha detto una frase molto importante, chi l'ha sentita? Qual era la frase? Qualcuno timidamente prova così ad indovinare dicendo che la frase in questione potrebbe essere quella che l'estate, le vacanze non sono ancora iniziate, cioè siamo appena all'inizio. E lui, bravo, quella. E niente, finisce così, senza un perché questo quiz. Segue un fermo immagine di Davide con espressione intelligente e intervento di Luciana che dice che in tanti attaccano Chiara perché la vedono tanto sicura di sé, ad esempio, pure quella brutta email non l'ha scossa minimamente e a me viene da pensare, sbaglierò, ma forse perché se l'è mandata da sola? E siamo arrivati al momento senso civico. Davide racconta di aver borbottato la cassiera dell'idol perché è entrato un muratore ora non so da cosa abbia capito che fosse un muratore, però andiamo avanti nel racconto. Che era senza mascherina che ha rimediato ponendo sul viso un fazzoletto. Ma Davide è intervenuto prontamente dicendo al tipo che non va bene così. E il tipo si è voltato male. Cioè, mi sa che si è beccata una badilata dal muratore. Archiviamo sovente questo discorso muratore e passiamo al momento elogio a Chiara, quella che poco prima passava l'aspirapolvere disturbando appositamente la live. Però va bene, Chiara è bella, brava, intelligente, dolce, soprattutto dolce. Si ritorna a bomba sul discorso: le vacanze devono ancora iniziare. E Davide afferma: Io non ne so proprio niente, cioè esattamente come la fuga romantica a viser. Live è sul finire e abbiamo il momento esilarante. Una delle due gattine resta impigliata con l'unghietta nel cuscino del divano e Davide si scompisce letteralmente, senza alcun ritegno. E c'è l'intervento della signora Luciana che gli chiede: Ma stai a ridere per questo?. Cioè, finisce in meno di due secondi il divertimento di Davide. Poi all'improvviso c'è l'intervento di un utente che solleva un discorso abbastanza spinoso. Si parla della protezione solare. Davide rassicura la sua utenza che hanno usato la crema. E io dico sì, quella pasticcera. Gli utenti per intanto iniziano un po' a congedarsi, salutano e Davide, per mantenere alta l'attenzione, promette una live pesca sul lago di Como ma nessuno lo prende in considerazione e quindi anche lui saluta e chiude la live. E quindi finita la live di Davide, finisce anche il mio video. A me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento al prossimo contenuto. Ciao a tutti, da Cosip.